allora, atmosfera natalizia, siamo ormai al 20 di dicembre, quindi insomma Natale è alle porte e niente, a me piace tantissimo quest'ultima settimana e mi piace anche tantissimo rimandare i regali fino all'ultimo, anche perché io e mio compagno sono tantissimi anni che stiamo insieme, ci siamo regalati di tutto e ultimamente ci piace ritagliarci una giornata proprio nei giorni più natalizi per girare così per i negozi senza fretta, con molta pace e tranquillità nonostante tutto il casino che ci circonda, e se vediamo qualcosa di carino che ci piace ce lo compriamo insieme. Abbiamo rinunciato un po' la sorpresa in questi ultimi anni perché ci piace fare questa bella passeggiata, fermarci in una pasticceria, prendere un tè caldo e vedere le cosine carine nei negozi, che di solito sai si gira per i negozi, si vedono le cose, non sempre le si può acquistare insomma subito perché non tutto quello che si vede si può comprare, e invece in quella giornata lì facciamo proprio che i desideri possono essere realizzati, non tutti i desideri, ma sai, si vede una cosa che di solito si dice vabbè dai non la compro, in quella giornata lì se uno dei due vede qualcosa che dice ah bello mi piace lo prendiamo, e niente, un nostro rito. E quindi niente, questa giornata per noi sarà probabilmente addirittura forse il giorno prima della vigilia, quindi il 23, domenica 23, e quindi ci regaleremo qualcosa. Io sono già in modalità, diciamo, look natalizio, come vedete, perché sto impazzendo letteralmente quest'anno per tutto ciò che sbrilluccica, ai glitter, metal, ai glitterini e via dicendo. E quindi proprio questo video si intitola così come avete visto, perché vuole essere appunto un video dove vi faccio vedere un po' tutti i prodottini di cui mi sono circondata in questo periodo, perché di regola un'altra delle mie tradizioni è farmi qualche autoregalino sia per il mio compleanno che per Natale, e quest'anno ho voluto fare un po' un giro così di profumerie o comunque di ordini online, di varie cosine insomma che mi piacevano, e tutto è stato incentrato su glitter, cosine luccicanti, paillette nei vestiti, insomma vedete anche qua oggi ho una magliettina sbrilluccicante, mi piace tantissimo insomma, infatti vi faccio vedere anche il make up che ho sugli occhi, che è realizzato appunto sui toni dell'oro e del marrone con tutti questi glitterini dorati, e vi dirò anche con che cosa l'ho realizzato. Allora, passando a un grandissimo amore del momento con il quale vi ho già ammorbato, sono gli smaltini della collezione Deco della Pupa, che sono appunto questi qua. Io questi smaltini li sto letteralmente adorando, li trovo bellissimi, fantastici, e sono l'811, l'812 e l810, e sono questo verde che ho anche sulle unghie, che ragazze voi non ci crederete, ma sono 7 giorni suonati, va per l'ottavo che io ho sulle unghie, guardatelo, non dico che è intatto, ma insomma regge sicuramente molto bene, e questo colore qui meraviglioso, fantastico sul verde dorato, poi quest'altro qui che è l'812, che è appunto sui toni del viola con tutti i glitterini, e quest'altro che è sui toni copper rame con i glitterini fucsia e dorati. Sono tre smalti che letteralmente sto adorando, che probabilmente addirittura entreranno di diritto tra i preferiti del 2012, insieme a vari smalti Pupa, perché è un marchio che ultimamente mi piace tantissimo. Quindi questa è una delle prime cose sbrilluccicose che vi volevo far vedere. Poi, allora, sempre in tema di cose sbrilluccicose, c'è quest'altro smaltino della Pupa che, a dir la verità, non è molto dissimile dagli altri, ma ecco, me lo, ve lo faccio vedere paragonato, scusate, a quello verdino, ma come vedete ha i glitter molto più grossi, ma è comunque uno smalto che mi fa impazzire anche lui, ed è il 706.
Altri smaltini che ho preso di recente, sempre glitterosi, comunque festosi per così dire, sono degli smalti della Catrice. E quindi desideravo tanto andare a vedere un po' quali erano le novità Catrice del momento, e quindi ho approfittato, visto sia lo stand della Catrice che lo stand della Essence, e lì appunto ho comprato un po' di cosine sbrilluccicose barra glitterose. Che vi faccio quindi vedere subito. Allora, primo smaltino super natalizio che vi voglio far vedere è questo smaltino Marilyn and Me, che è questo rosso fantastico, come vedete pieno, pienissimo di glitterini rossi, della Catrice, appunto, uno smaltino da soli 2,79 euro, che devo assolutamente provare, indosserò sicuramente in questi giorni di festa, che trovo veramente molto molto adatto al Natale, quindi insomma quasi uno smaltino natalizio per eccellenza. Poi tre smalti che mi sono piaciuti tantissimo, pieni di glitter, sono senz'altro quelli della collezione Twilight, anzi della collezione, scusate, Breaking Down, The Twilight Saga. E sono questo qua, che è Jacob's Protection, sì, lo 01, che è appunto questo blu super pieno di glitter, appunto, di tutti i colori. Poi il viola. Non so quanto si potrà apprezzare, vediamo se puntando un po' la luce si vedono meglio. Ecco, questo è il viola ed è il numero 2 Helice The Vision, eccolo qua, e poi il numero credo 2, no 4, Edward's Love, che invece è questo nero super pieno di glitterini dorati, che mi è piaciuto anch'esso tanto tanto tanto. E questi sono appunto quelli della scusate, questi qua, ho sbagliato, eccoli qua, questi qua sono tutti e tre gli smaltini che mi sono piaciuti. L'altro era una specie di giallo ocra, che non mi diceva niente, della Breaking Down, stupendi e bellissimi. Sempre della Essence, della linea Color & Go, che come sapete è stata, diciamo, restylizzata, ho preso questo smaltino super pieno di glitter piuttosto fini, molto particolare, perché è di questo dorato molto intenso, quasi bronzato, che però ha tutti i glitter, addirittura oro e rossi, una cosa molto strana, quasi nessuno smaltino ha i glitterini oro e rossi. Di solito insomma sono glitterini dorati, ma non oro e rossi. E anche questo sicuramente lo utilizzerò come top coat, da mettere magari anche su uno smalto rosso, nero, scuro, insomma. E poi guardate questa meraviglia, che si chiama il Gold Leaf Top Coat Limited Edition Spectacular, che è appunto una limited edition della Catrice. E guardate che cosa è questo top coat. Ora, se sulle unghie risulta così come, ops, così come lo vedo nella boccetta, non vedo l'ora sicuramente di provarlo. Mi sembra meraviglioso già a vedersi, insomma, così, per come si presenta, è stupendo, dà una bellissima luce. Sono stata da H&M, e anche da H&M mi sono data da fare con i glitter, che sono appunto la pazzia del momento. Niente, non posso proprio fare a meno di prendere roba glitterata. E le cose glitterate che ho visto da H&M sono questa meraviglia, guardate qua, ve la levo dalla bustina, e costano appunto 2,95 euro. Queste sono anche delle piccole idee per fare, insomma, dei pensierini di Natale, magari utilizzando dei piccoli sacchettini dove mettere delle piccole cosine, e comporre così una bustina con vari pensierini, diciamo. E guardate quanto è bella questa boccetta, cioè è talmente carina anche solo come si presenta, ed è praticamente un glitter d'oro
soprattutto, però con dei micro glitter argento, azzurri e rossi, argento, azzurri e fucsia. Si chiama Confetti Time, quindi già anche il nome lo trovo meraviglioso, per non parlare appunto del top coat. Allora, un altro smaltino che ho preso sempre da H&M è questa delizia qui, con Biancaneve disegnata. Guardate quanto è carino e guardate che meraviglia di top coat argento con dei macro glitteroni, proprio è veramente stupendo. Ma poi si presenta così bene, così carino il packaging, che è, insomma, è veramente carino anche da regalare. Poi, sempre in tema di glitter, mi ha molto colpito il top coat numero 02 della Deborah, della Debbie anzi, che è questo viola, completamente pieno di glitter, rosa, argento, fucsia, però tutti quanti insieme danno sul glicine, come vedete, e questo mi pare che costi 3,90 euro. Poi ancora, sempre da H&M, ho preso questo magnifico smalto che si chiama Antique Gold, che è questo colore stupendo, guardate, eccolo qua, così si dovrebbe vedere bene, guardate che bello, questa specie di oro verde. È super pieno di glitter, che mi piace davvero tantissimo. Ecco qua, sto cercando di dirigere un pochino le luci meglio. E anche questo l'ho pagato, se non sbaglio, 1,95, anzi gli altri 2,95, questo 1,95. E poi finisco sempre con un top coat della Essence, questa volta un cracking top coat, che guardate che cos'è, cioè è un tripudio, un tripudio totale di glitter fucsia. Guardate quanto è bello. Questo qui fa l'effetto cracking, non vedo l'ora di provarlo perché mi sembra davvero stupendo, cioè un colore meraviglioso. E quindi, per quanto riguarda gli smaltini, ho comprato tutte queste sciocchezze. Poi ho preso un po' di eyeliner con i glitter. Esattamente, ho preso questi con l'ordine della MUA, della Makeup Store. Ho fatto un terzo ordine, avevo fatto già due ordini, ho fatto un terzo ordine quando c'era il 3x2, una roba del genere. E praticamente ho preso questi qua. Uno è questo che ho sugli occhi, ed è il dorato, che è il numero 4. Che, ragazze, è veramente stupendo e superlativo. Vi faccio vedere uno swatch. Allora, quello che vi dico io è che secondo me questi non sono assolutamente eyeliner da usare come eyeliner veri e propri, nel senso che non vi aspettate che un eyeliner in glitter vi faccia una linea continua e senza interruzioni come un eyeliner nero, come un eyeliner colorato anche, ma è un eyeliner in glitter, nel senso che lo potete usare sopra un altro eyeliner, quindi magari fare la linea nera e poi passare un po' di glitter sopra la linea che avete fatto, ma secondo me non in maniera differente. Altro modo delizioso in cui possono essere usati, e che è poi il modo che io utilizzo quasi in esclusiva, il modo in cui vado ad utilizzarli è quello di mettere i glitter sopra un ombretto sulla palpebra mobile, quindi dare una bella base di ombretto sulla palpebra mobile su cui poi andate a lavorare con questi glitter. Quindi io in questo caso, come vedete, ho messo tutti questi glitter nella palpebra mobile, e questi glitter devo dire che non si staccano assolutamente, non mi sono trovata nessun tipo di caduta di prodotto nella zona sottostante. Contate che io sono truccata così dalle 8 di stamattina e sono le 9 e mezzo di sera, quindi risultato ottimo per degli eyeliner che costano 1 euro. E ho preso appunto il numero 4, che è questo dorato, e che non so se riuscite a vedere, è questo qui, però non credo che si veda bene perché
in effetti sbocciato così, non c'è neanche un, non ho delle lampade buone, ma più che altro non ho una buona videocamera, ho una fotocamera. Vi faccio vedere questo verde che è qualcosa di spaziale. Io questo verde l'ho visto in un video delle Pixiwoo che facevano appunto un trucco e poi mettevano sopra la palpebra questo eyeliner che non ha bisogno di, insomma, di troppe parole, perché lo vedete, è così come lo vedete sull'occhio, guardate. È questo qua, è veramente di una luminosità pazzesca. Poi questo qui che è appunto questo turchese, altrettanto meraviglioso e fantastico, che è questo, eccolo qua. Cioè, non vi dico che cosa avviene ad applicare questi sopra il come si chiamano i cosini di Astra, gli ombretti in crema di Astra, che non mi ricordo se hanno un nome specifico, i Soul Color, che sono quelli estivi, e i Fil Rouge, che sono quelli appunto invernali, e sono gli ombrettini in crema di Astra. Quindi praticamente questo e questo, che sono il verde e il turchese, abbinati a l'eyeliner verde e turchese della MUA. Cioè, voi non capite, cioè, è venuto un trucco che avessi avuto qualcheduno che ha una macchina fotografica di quelle serie, sarebbe potuto venire fuori in tutta la sua bellezza il colore pazzesco che si è ottenuto con questa abbinata, cioè fantastico. E altrettanto dicasi per il viola, sempre di Astra, e il viola di MUA. E vi faccio vedere adesso questo fantastico viola, eccolo qua, è questo qua. Unico di questa serie che assolutamente non vi consiglio, perché fa veramente schifo, secondo il mio modesto parere, è il nero. Allora, è non bello, bellissimo visto così, cioè, perché è un nero che ha dei glitter arancio, sì, dei glitter verdi, dei glitter argento, dei glitter azzurri. Stupendissimi proprio, cioè è una cosa pazzesca. In realtà, una volta applicato, è anche quello che poi ha il pennellino migliore, perché gli altri hanno tutto un pennellino spatasciato, che insomma è una schifezza laddove si volesse usarlo come eyeliner, perché è talmente smembrato il pennellino di questi eyeliner, o quantomeno quelli che sono arrivati a me, che non è che si può fare una linea, ma in realtà per spargerli sulla palpebra va bene. Invece questo, come vedete, ha un pennellino preciso. Ottimo, però in realtà fa proprio il suo lavoro di linea, perché se vedete è l'unico che riesce a fare una qualche linea, però in realtà è una linea che è liquidina, dove però non, cioè non ci sono i glitter, quindi cioè non è come gli altri che sono praticamente glitter. Questo è proprio un nero liquido, un pochino sbrilluccicoso. Vedete? Cioè, questo non è un glitter eyeliner, è un eyeliner con dei glitterini, mentre gli altri sono glitter e basta. Questo è un eyeliner con dei glitterini, peraltro, secondo me è utilizzabile tipo base, insomma, no, questo no. Se volete un'alternativa comunque agli eyeliner della MUA e non volete fare l'ordine per prenderli, sappiate che ad H&M ci sono degli eyeliner in glitter. Io ho preso questi due l'anno scorso, che fanno assolutamente il loro lavoro, anzi sono veramente due ottimi prodotti. Questo nero fa proprio una bella linea, quindi io lo uso di solito anche come eyeliner vero e proprio. Ora vi faccio vedere. Fa proprio una bella linea senza interruzioni, liquida, va passata più volte, ma comunque non fa trattini e si interrompe. Eccola qua, è una bella linea
di glitter, cioè una bella linea, scusate, di nero con assolutamente dei glitterini, però non è un glitter, non sono dei glitter come questi, che sono dei veri e propri glitter in una sospensione, diciamo, acquosa, ma sono dei glitter in polvere, ecco, disciolti in una soluzione, quindi poi quando voi li mettete rimangono i glitter e basta. Questo no, è proprio un vero e proprio eyeliner, quindi fa una linea nera bella continua, ma con dei glitterini. Sempre in tema di glitter, che appunto è il nostro tema della giornata, ho preso due lip balm. Le lip balm sono appunto questo prodotto, che praticamente è rossetto da una parte e gloss super 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 glitterato dall'altra, della Mua. E costano 3 euro l'uno, e io ho preso Bring It, che è questo bel rosso, come vedete qua sul tappino, e poi It's a Situation, che invece è questo specie di prugna molto scuro che vedete di qua. E questi sono i due correlativi lip gloss, che sono super mega brillantinati, come vedete. Il loro, diciamo, metodo di applicazione dovrebbe essere quello di mettere il rossetto da solo, quindi guardate che meraviglia è It's a Situation. Cioè, non è un colore bello, è un colore bellissimo. Eccolo qua. E potete usarlo così, diciamo che non è un matte, diciamo che secondo me è un satin. Ho abbinato a questo lucida labbra, questo lip gloss super super glitterato, che adesso metterò sopra. Il rossetto, vi faccio vedere qual è l'effetto. Tenete conto che questo gloss non vi piacerà se odiate sentirvi glitter sulla labbra, perché è molto 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 corposo il glitter che hanno utilizzato qua dentro, quindi sentirete proprio i pallini di glitter, e come vedete però dà un effetto super super glitterato al rossetto. E questo era appunto la versione numero, scusate, chiamata It's a Situation. E invece adesso vi faccio vedere il rosso, molto più un rosso più classico, più sullo stile Ruby Woo, per intenderci. Vedete, è un rosso rosso rosso, proprio rosso fragola, e questo è il suo gloss, che anche qui è iper mega glitterato, e ve lo faccio vedere sopra il rossetto. Eccolo qua. A me piacciono tantissimo, anche utilizzati da soli, quindi solo il gloss, solo il rossetto o in combinazione. Mi piacciono, sono due prodotti che mi piacciono tanto. Certo, non li ho usati perché li ho ricevuti da circa una settimana, non li ho usati tanto, li ho usati qualche volta, però devo dire che è soprattutto probabilmente quello più rosso, quindi questo qua per le feste di Natale mi sembra veramente stupendo. Cioè, guardate che rosso meraviglioso sia, anche con lucida labbra sopra, tutto glitterato. Poi, sempre in tema di super sbrilluccichio, vi faccio vedere un'altra cosa, che è questa qua. Allora, l'altra cosina è questa qui, ossia la palettina Sparkle 2 della Slick. La palettina è così ormai, con il nuovo, la nuova scritta della Slick. Nonostante io l'abbia comprata da 10 giorni, nemmeno probabilmente, già ho fatto vari trucchi. Adoro certi colori, che sono nello specifico questo qua, che è proprio, cioè, forse non so se è il mio preferito, ma probabilmente quasi, che si chiama Festive, che è questo qua, ed è una sorta di prugna con appunto gli sbrilluccichini. Poi l'altro che mi piace tanto 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 è questo qua, che è Glitzy and Glamour,
che è questo, eccolo qua. E poi gli altri due che mi piacciono tantissimo sono Mulle Wine, che è questo qua, che ha gli sbrillini dorati, eccolo qua, Mulle Wine. E poi per finire l'ultimo mio preferito, anche se mi piacciono tutti, è Twinkle, che è questo azzurro, scusate, blu notte con gli sbrillini argento, che è questo. Ecco, diciamo che questi sono i quattro colori che in assoluto preferisco della palette. Ve la rifaccio vedere bene, eccola qui. Io credo che questa sia una palette veramente molto 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 ben equilibrata. Ha tutto ciò che serve per fare veramente un trucco festivo, laddove voi abbiate una palettina a portata di mano di colori matte con il quale equilibrare quello che mettete sulla palpebra mobile, per andare magari a utilizzare un colore opaco matte nella piega, un colore opaco nell'arcata, e magari fare semplicemente il punto luce qui in alto con un altro colore shimmer. È una palettina fantastica, anche un'ottima idea regalo se ancora la trovate nei negozi, perché sappiate che questa è stata distribuita da Sephora, come ultimamente, grazie al cielo, sta avvenendo per le palettine della Sleek, che io sono sempre stata costretta, quando non le trovavo da Sephora, appunto a ordinare o da venditori eBay o dal sito della Sleek o da Madame Cosmetic o da My Body Soul, e invece queste qua le trovate appunto da Sephora quest'anno, se le trovate ancora. Poi, cos'altro ho comprato di sbrilluccicoso? Ah sì, ecco, una cosa che vi volevo far vedere.